Una forma caratteristica di un conduttore utilizzato per generare un campo magnetico, quindi facendo percorrere il conduttore da una certa corrente, è quella solenoidale, cioè quella del solenoide. Un solenoide, lo vediamo rappresentato in questo disegno, è praticamente una bobina. Non è altro che una bobina realizzata avvolgendo strettamente un certo numero di spire, quindi una bobina di spire strettamente avvolte. Strettamente avvolte nel senso che sono a volte ravvicinate una con l'altra. Nella rappresentazione del disegno si vede un conduttore isolato, cioè che presenta uno strato di isolante sulla sua superficie per impedire che le varie spire appunto vicine una all'altra toccandosi comportino un contatto elettrico del conduttore, quindi un cortocircuito tra una spira e l'altra. Invece l'isolante serve ad impedire questo. Consideriamo adesso un solenoide che possiamo dire formato da n spire, quindi n sia il numero delle spire, quindi n sono appunto le rotazioni che compie il conduttore, poi sia la lunghezza del conduttore, la lunghezza del solenoide, scusate, quindi L sia questa lunghezza, poi consideriamo che il conduttore sia percorso da una certa corrente, immaginiamola entrante qua, e quindi che percorre le spire seguendo questo verso, quindi percorre la spira da destra, dalla spira di destra verso quella di sinistra, facendo dall'alto verso il basso, quindi I sia al solito la corrente. Allora, in queste condizioni, sperimentalmente si trova che l'induzione magnetica B, determinata appunto dalla corrente che scorre nel conduttore, ha un modulo uguale se il solenoide, come stiamo immaginando, sia avvolto nel vuoto, è uguale alla permeabilità magnetica del vuoto mu con 0 per n il numero delle spire per I la corrente nel solenoide diviso L la lunghezza del solenoide stesso. Dove si trova questa induzione? Allora, disegniamo in sezione il solenoide, quindi disegno affiancate alcune spire, immaginate di aver tagliato in sezione lungo l'asse del solenoide, quindi noi stiamo osservando il solenoide in sezione, qua le spire sono queste, faccio solo alcune per non appesantire inutilmente il disegno.
La corrente, per come l'abbiamo indicata nel disegno superiore, entra nei conduttori superiori e esce dal conduttore inferiore, quindi l'entrante è indicato con una crocetta, l'uscente con un cerchio, quindi la crocetta indica che la corrente entra nelle spire nel lato superiore, esce sempre dal lato inferiore. Allora, in questa condizione, considerando appunto la sezione del conduttore, il campo magnetico B risulta essere uniforme all'interno del solenoide e poi si richiude all'esterno con un andamento di questo tipo e con un verso in questo caso da destra verso sinistra. Quindi questo è un caso particolare, diciamo la validità di questo andamento, quindi è per un solenoide che potremmo definire ideale, adesso diamo delle condizioni di validità, allora quindi il campo B è costante all'interno del solenoide. Costante all'interno del solenoide con questo valore indicato mu con 0 n per i fratto L. Questo è vero, diciamo, o per solenoide ideale. Cioè immaginato un solenoide, come dire, perfetto. Oppure, nei casi pratici, nella zona centrale di un solenoide reale, lontano dai bordi. Nel senso che i bordi, diciamo, sono quelli verso le estremità del solenoide, quindi se noi ci limitassimo a osservare una zona centrale del solenoide, anche un solenoide reale approssima un andamento costante dell'induzione al suo interno con questo valore. Le non idealità sono dovute al fatto che non tutto il campo magnetico rimane all'interno del solenoide così come noi l'abbiamo disegnato nella zona appunto interna del solenoide, si richiude soltanto all'esterno, ma ci sono nel caso reale, ci sono anche delle linee del campo che, come dire, sfuggono tra le spire e si richiudono con percorsi più brevi che non abbracciano tutte le spire del solenoide. Però, diciamo, in generale possiamo considerare valida con una certa approssimazione questa espressione del campo magnetico anche per un solenoide reale se ne osserviamo l'andamento appunto nella zona centrale, lontana dai bordi.